Oggi andremo a realizzare il maloreddoso. Zarli, ci occorre 1 chilo di semola, l'acqua e un po' di sale. Prima cosa mettiamo la semola. Poi mettiamo un po' di sale. E ora impastiamo il tutto con l'acqua. Il nostro impasto è pronto. Iniziamo a fare il maloreddoso. Sì, l'impasto non si deve asciugare, quindi lo avvolgeremo nella pellicola trasparente e ne taglieremo il pezzo che ci occorre. Aiutandoci con delle grattugie iniziamo a fare il nostro maloreddoso. Al sole ad asciugare. Questa sono io. Ciao! Grazie Tazzano, il malore tu su. E ora si assaggiano. Adesso buoni. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i nuovi video. Ciao! Buoni.